Non trovo il disegno che ho salvato l'altro giorno. Trovo quattro copie del disegno che ho salvato l'altro giorno. Qual è che apro delle quattro? Ammesso che apro quella lì, le altre tre cosa faccio? Le cancello, sono buone, non mi fido e lascio lì. L'ufficio acquisti mi ha chiesto tutti i PDF dei disegni di una commessa, un'altra volta. Buongiorno, benvenuti a questa sessione del Nuova Macut Live. Io sono Raffaele Bianco, mi occupo di PDM in Nuova Macut dal 2003. Le domande che avete sentito poco fa forse ve le siete fatte anche voi. Sento delle voci sorridere così. Oppure le avete sentite fare in azienda, insomma, sono abbastanza tipiche. La SOLIDWORKS ci dà una soluzione, una risposta a quelle domande, che è SOLIDWORKS PDM Professional. PDM è una sigla che conoscete tutti. Non vedrò mai le mani, ma comunque se qualcuno non sa di cosa si tratta, PDM è un acronimo, se lo traduco dall'inglese, è gestione dei dati di prodotto, che suona molto altisonante, però non deve preoccuparci la definizione, perché in verità il prodotto che vi mostro subito è stato fatto molto bene, molto semplice da utilizzare. Ve lo mostro immediatamente. Allora, innanzitutto la sicurezza. L'accesso a SOLIDWORKS PDM per tutti gli utenti è fatto tramite un proprio account. Ogni persona entra con il suo login e in base a questo vedrà e potrà interagire con i file dove è autorizzato. La struttura all'interno del PDM è a cartelle, sotto cartelle, quindi funziona come gestione risorse, è molto semplice da utilizzare. Abbiamo alcuni dati che sono riportati nella parte alta, classica lista dei file, e soprattutto abbiamo una zona inferiore dove vediamo i dati dell'oggetto selezionato. I dati possono essere dati di cartella, come in questo caso, per esempio un progetto, con il suo codice, la sua descrizione, eccetera. Oppure all'interno di sottocartelle posso avere i dati, scheda dati, di un file. Quello che vediamo adesso è un assieme, quindi ha le sue informazioni anagrafiche, codice, descrizione, magari il suo peso, chi l'ha disegnato, in che data è stato approvato, riportate sotto in scheda dati. Altrettanto posso avere informazioni di relazione, quindi in che progetto è montato questo assieme, piuttosto che la sua anteprima. Questa vale per un sacco di formati di file. Abbiamo circa 200 formati supportati, sia CAD che non CAD, sia 2D che 3D per quanto riguarda i CAD. Informazioni di legame, dicevo prima, quindi quell'assieme che componenti monta all'interno, distinta, immediatamente disponibile con un clic a tutti gli utenti del PDM. Non serve avere il CAD installato, vedo la distinta anche se sono in un altro ufficio che non è quello tecnico. Posso avere distinte differenti, per esempio questa qui più semplice per l'ufficio acquisti, piuttosto che quella completa di tutti i dati tecnici per l'ufficio tecnico. Le distinte le posso salvare, poi vi mostro un esempio, e le posso confrontare tra di loro per vedere cosa è cambiato durante la vita di questo assieme, dalla revisione 1 alla 5, per esempio, che pezzi abbiamo aggiunto, che pezzi abbiamo tolto. Per un componente, quindi non più l'assieme ma una parte, c'è un'altra informazione fondamentale che è il dove usato, cioè con un clic come progettista posso vedere dove questo componente è stato montato. Informazione fondamentale per fare delle scelte se devo fare delle modifiche a questo pezzo. Meglio che faccio una revisione o meglio che salvo un codice nuovo. Senza questo strumento qui rischio di fare dei danni se conoscete come funziona SOLIDWORKS. Qui invece vedo subito dove va a impattare la mia modifica. Gestione di file, quindi CAD, ma anche non CAD. Vi mostro un esempio pratico. Prendo dei file dal desktop che sono di tipo qualsiasi, qui abbiamo un po' di tutto, Excel, email, immagini, fotografie, e inserisco dei file qualunque nel PDM con un semplice copia e incolla, un drag and drop in questo caso. L'anteprima vale appunto anche per questi formati non CAD. Per esempio nelle mail, se vogliamo gestire le mail dentro al PDM per le commesse, per esempio, mostrano i propri allegati con un clic, senza necessità di installare visualizzatori esterni o di fare gestioni particolari. Così come i DVG, avete un archivio storico magari di disegni fatti prima di avere SOLIDWORKS, lo importiamo dentro e lo gestiamo in un flusso di lavoro che è organico, tanto per i disegni CAD quanto quelli non CAD. Sono sempre disegni, quindi è giusto che sottostiano alle stesse regole. Quindi questo è un po' come si presenta, un software sicuro, semplice da utilizzare. L'archiviazione è fatta in un vault protetto, è un termine che si usa spesso nei PDM. L'accesso è protetto da profilo utente, quindi posso autorizzare o meno tutte le persone a fare quello che devono. E l'interfaccia è molto semplice da utilizzare, mi dà delle informazioni aggiuntive subito in prima battuta, guardando lo schermo. Questo porta dei vantaggi sia sull'affidabilità dei dati su cui vado a interagire,
sia con, dal punto di vista della velocità di esecuzione delle mie operazioni. Vi parlo un momento di come SolidWorks PDM ci aiuta ad organizzare il lavoro. Perché è importante parlare di organizzazione? Perché potrei anche buttare tutto dentro al PDM e fine del discorso. Chiaramente l'informazione che archivio, per quanto sia protetta e memorizzata nel PDM, se non riesco a cercarla e a trovarla secondo dei criteri comodi, veloci, non è il massimo della vita. Allora, per quanto riguarda la struttura di cartelle che vi ho mostrato prima, SolidWorks PDM ci consente di creare delle cartelle anche tramite uno strumento che è questo, quello dei modelli. Cioè posso, invece che creare un nome di cartella come faccio in Windows, descrivere con le opportune finestre che progettiamo insieme in base alle vostre richieste di che cosa parla questa cartella. Questa cartella è un progetto che ha a che fare con l'argomento trasporto che sviluppiamo in azienda, sistemi di trasporto, e il cliente possiamo leggerlo da un elenco che magari è l'elenco clienti del gestionale, oppure consentire la digitazione manuale. A fronte di questo input, il PDM mi crea una cartella nell'archivio dei disegni o dove serve, battezzata con un codice univoco di progetto e con tutta la scheda dati già compilata con i dati che gli ho dato in input. Dati che ovviamente posso modificare in un secondo tempo, quindi per esempio implementare la descrizione scrivendo che questo progetto che iniziamo adesso in ufficio tecnico fa riferimento all'offerta che abbiamo mandato via, numero tot, come in questo caso un preventivo numero 1130. Ok. Cosa trovo dentro un progetto creato con questi modelli? Trovo una struttura ben ordinata. Sapete bene quanto è importante avere delle cartelle in archivio dove la gente possa trovare quello che è stato memorizzato. Struttura standard, documentazione già standard presente. Ogni progetto voglio che abbia una checklist, questo documento Word che avete visto. Possibilità di creare documenti standard. Qui sto creando un nuovo ECN. Gli ECN sono dei documenti che usano alcune aziende per motivi soprattutto di rispetto della qualità. ECN sono notifiche di modifica su un progetto, documenti che dicono quali sono le modifiche da fare a un progetto. Non tutti le usano, ma è un esempio che voglio farvi. Non devo fare altro che cliccare crea ECN e descrivere, alleggerire il pignone, aggiungere una guida a catena, una descrizione di che cosa andiamo a modificare, cosa deve fare l'ufficio tecnico. Con un clic apro il file nell'applicativo associato, in questo caso un file di Word. La cosa interessante è che è già un documento finito. Intestazione aziendale, tutti i dati che ho compilato sono riportati dentro il documento, se devo aggiungere qualcosa lo aggiungo, ma altrimenti è pronto così. L'integrazione tra Office e il PDM è preinstallata, quando installiamo il PDM c'è immediatamente disponibile, quindi posso usare tutti i comandi e interagire con il PDM da dentro l'applicativo Word. Questo lo dico soprattutto per chi usa, magari non per i caddisti, ma per gli altri reparti in azienda. Il documento è stato creato, a fronte del mio comando di prima, già nella cartella giusta, con il nome giusto, con riferimento al progetto corretto. Non devo preoccuparmi di battezzarlo col nome buono, di metterlo in una cartella precisa. Ci ha già pensato il sistema, con tutta la sua scheda dati compilata. Faccio una ultima operazione per finire il discorso sui documenti Office, che è quella che vi mostro adesso. Cioè, quel documento di ECN di modifica si riferisce a un progetto. Però questo lo so io adesso che lo sto creando. Come faccio a dirlo a tutti i colleghi? Con il PDM vado a cercare il progetto a cui si riferisce quel documento ECN. Gli strumenti di ricerca possono cercare su tutti i campi di scheda dati che abbiamo inserito. Qua sto facendo una semplice ricerca per codice. Una volta identificato il progetto che voglio modificare in ufficio tecnico, faccio un'operazione che è quella di collegare tra di loro il disegno e il file di Word con un comando molto semplice. È come un copia e incolla, solo che faccio copia e incolla come riferimento. Quello che vado a generare nel PDM è un link logico, un collegamento, non importa in che cartelle sono i documenti. Vedete a schermo? C'è un collegamento tra i due documenti. Pensate a questo tipo di operatività, che vantaggio può dare quando, per esempio, colleghiamo, che ne so, un documento di un'offerta commerciale al progetto, il prototipo, le foto di un cantiere all'assieme SolidWorks. Possiamo fare questo tipo di collegamenti. Quando il progettista dovrà intervenire sulla base di questo ECN, troverà sotto, linkato il suo disegno, tasto destro apri e non deve cercare il documento da nessuna parte, lo apre direttamente nel CAD. Questo è il tipo di aiuto che ci può dare SolidWorks PDM nella organizzazione del lavoro. I vantaggi che abbiamo sono chiaramente che incanaliamo le operazioni verso uno standard aziendale.
E questo semplifica di molto la collaborazione, perché non dobbiamo inventarci cose diverse per ogni operatore, ma abbiamo un metodo unificato che ci aiuta a trovare le informazioni prima e ad aumentare il valore dei dati, perché non è solo un calderone dove riverso tutto, ma metto anche in collegamento i file tra di loro. Sediamoci adesso sulla scrivania del progettista CAD. Siete in molti qui progettisti? Sì, più o meno, chi ha il coraggio di alzare la mano, mi pare. Sì, siete in molti progettisti. Allora, per quanto riguarda PDM più CAD SOLIDWORKS, l'integrazione è ovviamente nativa, prodotti SOLIDWORKS, quindi è possibile usare le funzioni del PDM senza passare necessariamente per gestione risorse, ma direttamente dal CAD, quindi è molto fluida l'integrazione. Ve la mostro subito. Parto da una cartella che ho sul desktop dove ho salvato un file, una parte qualunque, che termino di modellare adesso. Semplicemente vado a concludere la modellazione aggiungendo questi due fori ad asola. Salvo questa parte, non più sul desktop, ma la salvo dentro al PDM. Come si fa questo salvataggio? Semplicemente salvo con nome nella cartella che vi ho mostrato all'inizio, la cartella del PDM, che è una cartella, sì, ma è anche un punto di accesso all'archivio aziendale. Infatti vedo subito che anche il salva con nome si è arricchito di tutta quell'interfaccia extra con tutte le informazioni PDM. Il PDM mi propone già un nome file che è univoco. Sappiamo bene come operatori SOLIDWORKS quanto è importante avere nomi file univoci quando si tratta di sostituire i componenti. Io posso accettare quella come proposta di codifica. Vi mostro adesso tre alternative di codifica. Quella è una prima proposta, facile, già pronta. Non mi resta che digitare la descrizione, quella no, non può inventarsela il PDM, chiaramente. Non ci siamo ancora arrivati. E questo potrebbe essere un primo sistema. Molto più diffuso dai clienti che frequentiamo è una codifica parlante, quindi seconda opzione possibile, alternativa. Classifico il pezzo, cioè dico al sistema non che codice ha, ma che cosa è. Questa è una parte di tipo piastra, credo che sia. Facciamo finta. In base alla scelta che ho fatto, queste informazioni sono memorizzate nella scheda dati per le future ricerche e ho un codice parlante. Essendo una piastra è una PS qualcosa. Il progressivo è univoco ovviamente, per i soliti motivi. Terza scelta, molte aziende codificano prima di progettare. Quindi interrogo il gestionale con un pulsantino, non più nasce il codice sul PDM, ma nasce sul gestionale. Io non devo far altro che decidere quali dei miei codici ai quali non ho ancora associato un disegno tecnico, è il codice di questo pezzo. Con un clic porto dentro al PDM il codice che ho selezionato, la sua descrizione e altri campi se ne avete da portare dentro. Questo è un esempio abbastanza semplice. Questa integrazione con il gestionale può avvenire anche per altre informazioni. Facciamo l'esempio in questo caso di consultare di questo codice la giacenza magazzino. Vedete che il codice è lo stesso, giacenza 124 pezzi a magazzino. Perché è importante consultare la giacenza magazzino sul gestionale? Perché uno potrebbe dire copiami tutti i dati nel PDM, che così ce li ho pronti per l'uso. No, è sbagliato perché dopo due minuti la giacenza è 123. Io non ho voglia di passare il mio tempo a aggiornare dati, è giusto consultarli dove sono già giusti, già quelli corretti, sempre in linea. Possiamo fare anche quello. Qui metto in tavola in maniera molto rudimentale il nostro componente. Mi interessa poco la tavola in senso di viste, quote e compagnia bella, in quanto PDMista mi interessa la gestione dei dati. Quindi dov'è che interviene il PDM? Interviene nella compilazione automatica del cartiglio. Chiaramente quando configuriamo il PDM, tutto il cartiglio è totalmente compilato con le informazioni che avete visto prima in data card, in scheda dati, o con alcune di esse, insomma, possiamo scegliere. L'importante è che è tutto automatico, non devo fare altre cose manualmente. Salvo la tavola, il comportamento è quello che conoscete standard di SOLIDWORKS, quindi stesso nome file, stessa cartella, e se voglio recupero codice, descrizione, altre informazioni sulla scheda dati della tavola. Può essere utile perché così quando faccio una ricerca per descrizione trovo sia la parte che la tavola. Qui sto facendo una cosa che adesso vi mostro, molto importante per SOLIDWORKS PDM, per questo sistema, è il cosiddetto versioning o versionamento dei file, e cioè memorizzo nel PDM l'alternativa che avete visto, la geometria che avete visto, e adesso faccio una seconda proposta. Immaginatevi la scena di ricerca e sviluppo, la situazione classica, dove faccio una seconda proposta di progetto. Qui taglio breve, faccio sospendi, riattiva due funzioni, fingiamo che ho disegnato per un quarto d'ora e ho fatto questi due nuovi fori diversi, no?
La sua tavola tecnica ovviamente si aggiorna, questo lo fa SolidWorks come conosciamo bene, e questa seconda alternativa la vado a scrivere dentro il PDM, la memorizzo e la commento. Questa di commentare, versione con i fori modificati, è un'operazione facoltativa sempre, ma che potrebbe tornare utile per il futuro riutilizzo di questi documenti. Ve lo mostro subito. Se io qua clicco l'ottieni versione, quindi cerco di caricare un'altra versione, vedete che i commenti ritornano, se li ho scritti. Quindi magari quando ho 20 versioni, a colpo d'occhio beccare quella che mi interessa può essere comodo. Con un clic recupero tutti i file collegati alla versione che ho selezionato. Questa è la versione di prima. Ovviamente evidenziature in rosso da tutte le parti perché sto guardando dei documenti che sono non gli ultimi. Devo stare attento che sto toccando cose vecchie. Non posso cambiarle, le sto solo consultando. Un altro clic e carico l'ultima versione di tutti i file e di tutti i rispettivi riferimenti. Pensate anche a questa cosa qui, quanto può essere utile fatta in fase di ricerca, di sviluppo, di progetto, e quanto può essere faticosa o mi spingo fino a dire impossibile da fare a mano senza un PDM, copia e incolla, cartella obsoleti, tutte quelle robe, mi viene i brividi a pensarci. Quindi, vantaggi, integrazione con SolidWorks, ovviamente il progettista usa il PDM direttamente dal CAD, penso di non essere mai uscito su gestione risorse, anche se avrei potuto usare i comandi che usano tutti, e disponibilità delle versioni aggiornate immediatamente per tutti i colleghi che usano il CAD, in modo da poter caricare l'ultima e sapere che ci sono delle novità che un mio collega ha sviluppato nel frattempo. Parliamo un momento di processi. Processi perché quando si parla di PDM è, voglio dire, pane quotidiano parlare di processi. Processi che nei termini di PDM, cioè di gestione del documento, hanno a che fare tipicamente con l'approvazione. Nasce un documento, subisce delle modifiche e vive la sua vita attraverso le modifiche e le revisioni. SolidWorks PDM integra un motore molto potente di gestione di workflow che ci aiuta ad accompagnare l'operatività attraverso dei processi informatizzati. Ve lo mostro partendo, scusate, dalla tavola, più o meno quella di prima è stata un po' modificata, insomma, partiamo da questa tavola e facciamo un'operazione molto importante che è l'approvazione. Alcune aziende consentono ai progettisti di approvarsi le revisioni quando hanno finito, altre invece chiedono di richiedere l'approvazione a un responsabile, magari. L'importante qui che voglio mostrarvi è che quando approvo una revisione, il PDM memorizza questi file, li protegge da qualsiasi modifica successiva per sempre. Non è possibile taroccare e andare dietro le quinte. Il file è protetto da modifiche, perché è approvato, è concluso. Il cartiglio si è aggiornato con la tabellina revisioni e posso fare in modo che escano i PDF delle tavole che ho approvato in una cartella che è fuori dal PDM. In questo caso, per esempio, potrebbe essere che questa cartella la usano il fantomatico ufficio acquisti di cui facevo cenno all'inizio, piuttosto che il gestionale, perché quando clicco su un codice articolo nel gestionale viene fuori l'anteprima della tavola. Pensate all'utilità di avere questi PDF fatti in automatico quando ho finito la progettazione. Clicco approva, fine. Non devo pensare di farli tutti alla fine, ricordarmi quali ho fatto, quali no, sovrascrivere quelli vecchi, tutte queste cose qua spariscono. Qui facciamo adesso, tanto per mostrarvi il giro completo, un incremento di revisione. Quello che ho provato prima era la prima revisione, revisione A. Adesso faccio una modifica, anche in questo caso molto elementare, perché non è il mio lavoro fare il caddista. Aumento lo spessore e fingiamo che questa va bene come seconda revisione. Quindi salvo il progetto tridimensionale da parte. La tavola si è aggiornata con le informazioni nuove geometriche. Sempre il comando di approvazione. In questo caso vado a, durante l'approvazione che sto facendo in questo istante, vado a commentare anche in questo caso, come ho fatto prima sulle versioni. Commento perché? Perché questo che sto scrivendo lo voglio riportato nella riga revisione B in tabellina revisioni sul disegno tecnico. E altrettanto voglio sul PDF, eccola lì. Quindi quello che adesso scateno con l'approvazione è di nuovo il motore di conversione PDF, eventuali notifiche al mio responsabile, per esempio, email, quello che volete. Cioè l'approvazione è un momento critico molto importante, per cui possiamo agganciarci tutti gli automatismi che può regalarci il PDM. PDF prodotto e revisione B, cartiglio aggiornato in tutte le sue parti. Tutte queste... questo lavoro che facciamo sui file valgono
valgono le stesse considerazioni che stiamo facendo sui disegni tecnici su tutti i formati file. Se volete archiviare file di Word, Excel dentro al PDM, possiamo farlo e tutto vale uguale. Possiamo approvare, possiamo avere il contenuto che si aggiorna con la revisione, tutto quanto. Tutte queste modifiche che facciamo a qualsiasi file, nella cronologia del file stesso, sono visualizzate, raccolte, tracciate. Quindi da quando il file è stato creato, attraverso tutte le sue revisioni, chi ha fatto l'operazione, in che data, ed eventualmente il commento che ha scritto. Di nuovo l'importanza di scrivere commenti, ma almeno nei momenti più importanti, ecco, dello sviluppo di un prodotto. Questo per quanto riguardava i processi. Quindi i vantaggi che abbiamo visto sono l'adozione di processi informatizzati che aiutano la collaborazione tra le persone. Tutti sanno a che punto è arrivato un disegno, se è finito oppure no. Tutti risparmiano tempo e quindi ho in generale dei vantaggi sulla tracciabilità di questi processi, perché sono tutti i passaggi sono scritti dentro il sistema, non sono più lasciati all'intenzione dei singoli piuttosto che alle abitudini. Faccio un cenno su come SolidWorks PDM aiuta la collaborazione anche tra reparti differenti. Allora, la forma più semplice di collaborazione tra due che lavorano è mandare qualcosa a qualcun altro, quindi inviare un allegato, per esempio. L'esempio classico da PDM, diciamo, è partendo da un assieme che posso trovare con una ricerca, piuttosto che so già dov'è, la sua distinta è immediatamente disponibile, abbiamo visto prima, nell'interfaccia principale, e voglio esportarla, posso scegliere di esportarla tutta o di un solo sottogruppo, in maniera molto, molto semplice, con un clic. Facciamo finta di esportarla tutta. Il formato di esportazione è il più universale possibile, e cioè il CSV, è un file di testo molto semplice, dove si riconoscono le colonne. Una distinta non è altro che un documento per colonne, se vogliamo, intesa come documento. Quindi quando lo salvo, questo CSV, per esempio sul desktop, e lo apro con Excel, ottengo quello che mi aspetto, una tabella con tutta la distinta che potrò mandare a qualcun altro per la sua parte di lavoro. La cosa bella è che questo se lo possono fare anche in autonomia le persone che hanno bisogno del documento, non devo mandarglielo, possono salvarsela in autonomia. Un passo avanti è quello che vi mostro adesso, cioè produrre un report personalizzato. Il passo avanti per due motivi. Uno, questo è un documento aziendale con l'intestazione e tutto quanto. Non è più un foglio generico di Excel. Due, la distinta che avete visto può essere prodotta sia dai dati che il PDM conosce, sia da quelli che va a interrogare da altre parti. Posso mescolare e elaborare i dati da più fonti che non siano solo il PDM. Per esempio, dati presi dal gestionale con i costi, le giacenze, quello che volete. Ma il vero passo avanti, filosofico, se volete, è smetterla di produrre export dei dati e consultarli in linea. Quello che vi mostro adesso è il modulo BOM Explorer, che facciamo noi in Ovamacut, attraverso il quale chi fa una ricerca e trova l'assieme di prima può fare quella che si chiama navigazione grafica della distinta, cioè non devo più cercare i codici, i testi, le descrizioni, ma clicco sulla grafica. Clicco un componente, subito mi viene mostrato sotto dove sta in distinta e la sua scheda dati sulla destra. Quindi pensate, per esempio, a cosa può voler dire questo per una persona che si occupa di ricambi in azienda. Può essere un altro sistema per consultare una distinta in maniera grafica. Vogliamo, ultimo esempio che vi faccio, estendere questa consultabilità dei dati, senza doverla chiedere a qualcuno che vi manda l'allegato, all'esterno delle mura aziendali. Quello che vi sto mostrando è il PDM Web Viewer, quindi accesso tramite web alle informazioni del PDM, sempre governato da username, password, quindi protetto. Quando trovo l'oggetto che stavo cercando, ne ho l'anteprima integrata anche via web, questo è Chrome dentro un qualsiasi desktop di Windows, anteprima dei file 3D, 2D, con possibilità di farle esploso al volo per fare delle considerazioni sui componenti e vista in sezione. Questo per quanto riguarda l'anteprima. Ovviamente abbiamo a disposizione tutti i dati che si porta dietro il PDM, quindi le schede dati dei componenti, il contiene, il dove usato, i riferimenti, la distinta e comandi di interazione. Quindi tramite web io posso rendere disponibile il download del file e anche l'upload. Quindi se ho un progettista fuori sede potrebbe usare questo strumento. Questo vale chiaramente su desktop Windows con Chrome o con altri browser. Vale anche su un telefonino. Faccio l'esempio estremo in questo caso. Questo è il mio telefonino con il quale accedo al server PDM. Sempre quel giro lì stiamo facendo. Login e password.
chiaramente l'interfaccia utente sul telefonino deve, per forza di cose, essere un po' più costretta dalle dimensioni. Quindi abbiamo la possibilità di fare le ricerche sempre su tutti i campi disponibili. Cerco lo stesso assieme di prima, così l'esempio è comparabile. Una volta trovato l'assieme, ho una visualizzazione di anteprima immediata su alcuni campi che posso configurare, quelli di uso più comune, oppure, se voglio proprio l'interfaccia di prima, visualizza il sito completo. Quindi abbiamo l'intero sito che avete visto 5 minuti fa, è disponibile anche da dispositivi mobile, con tutte le sue cose, l'anteprima e tutti i dati. Chiaramente da telefonino è un po' difficile pensare che sia comodo da usare, ma magari da un tablet potrebbe aver senso. I vantaggi quindi sono che abbiamo informazioni sempre aggiornate, disponibili attraverso vari metodi di accesso. Questo consente a tutte le persone di trovare i dati rapidamente e di evitare di farne delle copie da mandare, perché appena l'ho mandata è vecchia, il solito discorso. L'accessibilità è garantita a questo punto ovunque, perché se abilito tutti i sistemi che posso abilitare, posso autorizzare anche persone da, via internet ad accedere a porzioni controllate dell'archivio, se hanno i diritti di accesso. Solidos PDM cresce con l'azienda. Vi parlo adesso, siamo un po' costretti dal tempo a disposizione, e mi tocca descrivere rapidamente i punti che vedete a schermo, senza mostrarvi un esempio pratico. È integrabile con i sistemi gestionali, abbiamo visto all'inizio un esempio di consultazione della giacenza, magazzino, quello è in lettura, leggo delle informazioni. Spesso l'attività più frequente è quella di scrivere verso il gestionale, cioè di trasmettere al gestionale distinte anagrafiche. Questa è un'attività, direi, che copre il buon 80% dei clienti che frequento. Tutti ci chiedono di integrare col gestionale in questo senso. Replica multiserver compresa, quindi se avete un'azienda con più uffici dislocati geograficamente, che vuol dire di là dalla strada oppure di là dal continente, a quel punto non cambia molto, di mezzo c'è sempre internet, possiamo attivare la replica, quindi replicare gli archivi dei file sui due o più siti, in modo tale che tutti gli operatori di ciascun sito accedano all'archivio con prestazioni locali, non più via internet. Quindi molto molto efficace come sistema. Personalizzabile mediante API, librerie di programmazione, quindi il PDM è certo un software che lo configuro e lo avvio e fa delle cose, ma è anche un'infrastruttura che posso programmare per diciamo vestire la soluzione su quello che ci chiedete, quindi fare delle personalizzazioni software. Integra il supporto multicad nativamente. Abbiamo visto tutti gli esempi su SolidWorks per ovvi motivi, ma è integrabile allo stesso modo con altri CAD famosi, concorrenti 3D, ma anche bidimensionali, quindi integrazione con AutoCAD e quant'altro. I vantaggi che ci dà questa soluzione quindi sono in generale, l'obiettivo fondamentale dell'informatica, se vogliamo, ridurre le perdite di tempo e gli errori che si fanno facendo le cose manualmente. Purtroppo, ripeto, non ho il tempo di mostrarvi tutti gli esempi pratici perché siamo stretti, ma ho il tempo.